Questo programma è presentato da Eraclea Pavimenti. Bentornati al consueto appuntamento con 20 minuti Veneti, la rubrica di approfondimento di Piave TV. Oggi parleremo di un argomento davvero molto importante che riguarda i giovani ma anche i non più giovani. Parleremo delle nuove sostanze stupefacenti. Per fare ciò abbiamo invitato in studio la dottoressa Carolina Prevaldi. Ben trovata nei nostri studi, dottoressa. Grazie per l'opportunità. Allora, abbiamo conosciuto la dottoressa, io farei un po' un excursus di come ci siamo conosciute, come ci siamo incontrate. Ho conosciuto la dottoressa Prevaldi durante un convegno importantissimo, credo il primo qui nella nostra zona, proprio sulle nuove sostanze stupefacenti. Era un'intera giornata, dottoressa, che ha visto coinvolti i medici, soprattutto della USL numero 10. Non solo della nostra azienda, anche se erano ben rappresentati, ma c'era una riunione direi di livello nazionale, di alto livello, quindi abbiamo potuto confrontarci con esperti di importanti istituzioni come il Dipartimento per le politiche antidroga, l'Istituto Superiore di Sanità, medici che affrontano queste problematiche in altre aziende venete e non solo, della Lombardia, insomma, era un convegno di livello direi nazionale. E il tema di questo convegno era appunto le nuove sostanze psicotrope. E da lì ho cominciato a conoscere queste sostanze stupefacenti, non sapevo neppure si chiamassero così, non sapevo che cos'erano, forse sono un po' fuori dal giro, diciamo. Di che cosa si tratta? Che cosa sono le sostanze psicotrope innanzitutto? Le nuove sostanze psicotrope o psicoattive sono sostanze che agiscono sul cervello, sui comportamenti, sulla psiche delle persone e pur facendo parte appunto del grande mondo delle droghe sono nuove, nel senso che non appartengono alle classi classiche e non producono i quadri clinici classici che sono descritti su tutti i testi di medicina, sono noti alla maggioranza delle persone, anche alle persone della nostra età, diciamo, sì. Hanno delle conoscenze di base sull'argomento. Prima di continuare a parlare di queste nuove sostanze, c'è ancora un utilizzo delle vecchie droghe? Sicuramente. Ah, c'è ancora comunque? Assolutamente, assolutamente. Queste droghe sono le più note, sono tabellate, diciamo, come è un uso che è proibito dalla legge, sono quindi perseguibili da parte della legge e sono rilevabili nei nostri laboratori con dei kit che consentono appunto di trovare nell'urina delle persone traccia di queste sostanze. E dal momento che sono conosciute, per voi medici del pronto soccorso, certo, è più facile intervenire. Certo. Non che i danni siano minori. No, assolutamente, i danni sono molto gravi, c'è una lotta mondiale nei confronti di questa problematica perché è delicata, è di difficile soluzione ed interessa soprattutto anche le fasce molto giovani della popolazione. La novità di queste nuove droghe, la novità delle nuove droghe che colpisce, ha colpito ed è considerata un'emergenza sociale che non riguarda solo la nostra azienda, non riguarda solo l'Italia, ecco. È un'emergenza europea, è un'emergenza statunitense, è un problema cogente per il sociale, per i genitori, per i politici, per i sanitari, quindi interessa in modo direi a 360 gradi tutti, è proprio il fatto che queste nuove sostanze che vengono sintetizzate partendo da molecole note, da farmaci, c'è una ricerca di tipo farmacologico, dicevo queste nuove sostanze non sono rilevabili coi comuni test che noi abbiamo a disposizione nei nostri ospedali, non sono perseguibili perché non sono note, anche se nel nostro paese c'è una politica molto ferma su questo argomento e c'è un iter, diciamo, per la tabellazione che è stato molto velocizzato ultimamente. Dicevo, queste sostanze lasciano tutti molto preoccupati perché noi
come emergentisti vediamo quella che è la punta dell'iceberg, cioè vediamo arrivare delle persone intossicate con dei quadri che non aderiscono a quelli che noi conosciamo, ai classici quadri clinici anche gravi, e diciamo, se non ci fossero dei sistemi di rilevamento nazionali che noi fortunatamente abbiamo a disposizione e dei quali facciamo parte, le persone risulterebbero con delle quadri clinici dubbi, ignoti, metteremo delle etichette senza aver capito. In realtà, aderendo a queste reti di rilevamento, riusciamo anche ad identificarle, e per alcune sostanze siamo stati anche tra i primi. Infatti c'è uno stretto collegamento tra voi e il centro di Pavia. Sì, il centro antiveleni di Pavia, che fa parte dell'organizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga, che ha organizzato proprio questa rete di rilevamento precoce. Una rete, un collegamento è importantissimo, dottoressa, perché in questo modo riuscite ad avere una comunicazione, uno scambio. Direi che è essenziale. So che anche recentemente si è recata a Pavia. Per un convegno, certo. Intanto è uno spunto culturale per venire a conoscenza subito di questi nuovi fenomeni. Queste problematiche così complesse possono essere affrontate solo con delle reti di collaborazione. Un'azienda singola non può farsi carico di dosaggi così complessi, così anche non sono frequentissime fortunatamente, però aderendo ad una rete di rilevamento noi abbiamo l'accesso, anzi ci viene mandato un corriere che rileva il campione, ove il caso venga giudicato di interesse e di elevato sospetto per uso di una sostanza di nuova sintesi, c'è questa sorta di rete che è poi una rete di ricerca, e per noi è molto utile perché ci ha consentito di chiarire dei casi, di capire come funziona questo nuovo mondo, di rilevare alcune sostanze della nostra azienda che sono degli indicatori che le sostanze comunque circolano. Comunque già i sequestri fatti dalla Polizia di Stato sono indicativi di questa. Sì, di fondo c'è di dire davvero che c'è una grande collaborazione tra voi medici del pronto soccorso, ed abbiamo invitato lei, dottoressa Prevaldi, come medico di pronto soccorso che rappresenta un po' i medici dell'emergenza, che non sono solo della USL 10, quindi l'azienda che opera nel nostro territorio, ma sono di tutte le aziende, soprattutto in grandi città dove ci sono movimentazioni di giovani, dove ci sono questi ritrovi. Quindi voi siete i medici in prima linea, i medici che si trovano a dover affrontare questi casi. I casi più gravi. Più gravi. Noi vediamo i casi più gravi. E facendo appunto questo lavoro di rete non solo possiamo centralizzare dei campioni perché questi vengano analizzati con la modalità più idonea, ma nel momento in cui vengano rilevate delle sostanze di nuova sintesi veniamo informati con delle news, proprio sono le notizie dei rilevamenti, e queste sono molto importanti perché sapere che ci sono dei movimenti di sostanze che danno particolari quadri di gravità magari in regioni limitrofe, certo, o addirittura in città a noi vicine, è un importante campanello d'allarme che ci informa su che cosa ci potrebbe capitare. Mi sono fatto la casa da Eraclia. 2000 metri quadrati di esposizione, pavimenti per interni ed esterni, ceramiche, legno, cotto e altro ancora. Ampia scelta di articoli per arredo bagno e molti rivestimenti. Ampia scelta di caminetti e stufe. Mi sono fatto la casa da Eraclia. Due sono le principali sostanze psicotrope che vengono assunte dai giovani. Allora, una è la pastiglia, questa che diciamo fa provare uno sballo al giovane, eccetera, viene assunta tante volte. Uno dice: ma sì, provo per una volta. Invece, dottoressa, anche una sola volta può essere davvero dannosa. Quindi sono queste nuove pastiglie, l'ecstasy conoscevamo noi, siamo su quello. Sì, certo. Sì, siamo su quello. Certo, queste sono sostanze, queste sostanze che vengono assunte per bocca. Sì, però, quindi sembrano
meno, addirittura quasi meno pericolose, che un'eroina, cioè, vero? Perché dice l'eroina, già vedere il tossico una volta brutto, che si trovava a immagini magari della strada, eccetera, con le siringhe gettate, visivamente faceva più effetto. Adesso invece il pericolo sta che comunque potremmo avere un giovane di bell'aspetto, tranquillo, eccetera, che magari poi addirittura guida l'auto, dottoressa, durante una serata assume una pastiglia perché alla ricerca dello perché sballo, lo fanno tutti, perché lo fanno perché tutti. Ce n'è provo tanta, una volta, ecco, tanta, provo una volta. Spesso a quell'età. Questo ed anche questa sola volta è pericolosissima, cioè, perché possono creare dei danni. Sì, allora è pericolosissima per un semplice fatto. Né chi vende la pastiglia e tantomeno chi l'acquista sa con precisione che cosa ci sia dentro alla pastiglia. Dentro alle pastiglie si è trovato di tutto, anche veleno per topi, topicidi, derivati di farmaci, derivati di anestetici, e gli effetti sono imprevedibili. Oltre alla pastiglia poi c'è il liquido in odore, in sapore. Ah, anche il liquido, anche non, solo, liquidi, la non solo la pastiglia. Assolutamente. E, o sostanze che possono venire fumate, che sembrano sempre così sdoganate dal pericolo, sdoganate da un mondo che intacca la tua salute e la tua lucidità mentale. In realtà è un'opera di sdoganamento che è assolutamente non veritiera, perché anche da prime assunzioni ci sono stati dei casi con effetti devastanti nella persona. Possono essere effetti di tipo eccitatorio, quindi con aumento della forza, aumento del senso di onnipotenza, aumento del coraggio, oppure effetti inibitori, quindi con stati di coma, inibizione del sistema nervoso, quindi pericolosi per un altro versante. Beh, lei, dottoressa, mi raccontava fuori onda il caso di quel ragazzo che aveva assunto queste droghe e aveva dei problemi con le mani, vero? Non riconosceva più le mani. Io la inviterei a raccontarlo anche ai nostri telespettatori, perché è un caso che mi ha colpito. È stato segnalato proprio all'ultimo convegno. Racconti questo caso che è davvero terribile. Sì, un caso che ha colpito anche me, perché i casi, i case report vengono descritti in modo narrativo durante i convegni, proprio per far vedere dei casi eccezionali in quanto a gravità ed in quanto ad effetti inaspettati. Si tratta di un giovane del tutto normale, che faceva la sua vita del tutto normalmente, assunto con leggerezza una sostanza senza aspettarsi nulla di particolare. In realtà l'effetto allucinatorio che ha avuto è stato devastante, lo segnerà per tutta la vita, in quanto il ragazzo, appunto, immerso in questa allucinazione creata dalla sostanza nel proprio cervello, vedeva le proprie mani come se queste lo volessero aggredire ed uccidere, e quindi era solo in casa, di conseguenza ha agito per bloccare queste mani che tentavano di ferirlo e di ucciderlo. E che cosa ha fatto? Ha acceso il fornello ed ha messo le proprie mani sopra il fuoco. Era talmente preso e forte questo stato allucinatorio che i parenti sono entrati, si sono accorti di quello che stava succedendo, non riuscivano a bloccarlo, hanno dovuto bloccarlo con quegli inibitori elettrici che utilizzano per tramortirlo, per poterlo fermare, ma il danno sulle mani vi assicuro che era già gravissimo, erano ridotte a due monconi. Questo ha colpito molto me. E ha colpito molto anche me nel suo racconto, per questo voglio che passi. Sono descritti casi di giovani che si gettano dalla finestra, insomma gli effetti sulla psiche sono, direi, abbastanza imprevedibili e variegati. Ecco, e questo è un tipo di sostanza allucinogeno. C'è l'altro tipo di sostanza invece che ha un altro effetto, direi forse ancora più devastante, perché viene dato ad insaputa. Mentre questo è un tipo di droga, non giustifico che uno decide di rovinarsi la vita e assume questo tipo di droga. C'è l'altro tipo di droga che viene chiamata la droga dello stupro, sì. Dottoressa. Sì, ed è un aspetto particolarmente odioso di questo mondo che noi cerchiamo di spiegare a scopo informativo alle madri, ai figli, ai padri, perché la giusta conoscenza credo che possa in qualche modo tutelare.
Mi ricordo che durante un'intervista, prima del convegno, quando avremmo svolto durante il pomeriggio proprio la parte delle droghe d'abuso, un giornalista mi disse: ah, la famosa bufala della droga dello stupro. Questo mi ha molto colpito, perché non è una bufala, è una realtà. Vengono fatti sequestri di gamma idrossibutirrato, gamma idrossibutirrolattone, GHB, GBL. È una sostanza liquida, inodore e insapore, che è abbastanza diffusa. Proprio questa sua facilità, per questa sua facilità, può essere data all'insaputa delle vittime a scopo di stupro o rapina, quindi a uomini ed a donne. Sì, quindi non è pericolosa, perché molto pericolosa, viene utilizzata veramente non solo per può essere utilizzata durante le serate in discoteca, certo, eccetera, ma può essere anche data per poter fare poi una rapina. Quindi, sì. Perché gli effetti invece di questa droga sono? Sono inibitori, nel senso che inibiscono la volontà della persona, possono dare, anzi nella maggior parte dei casi danno amnesia. Diciamo che l'effetto dipende dalla dose. A dosi piccole disinibisce, toglie i freni inibitori, toglie la fame, è un up. A dosi maggiori sempre disinibisce dal punto di vista sessuale, ma dà un effetto amnesico, quindi la persona si risveglia dopo un certo periodo di tempo avendo un vuoto mentale, non sa che cosa sia successo per un certo periodo di ore. A dosi ancora superiori può dare coma e può essere anche pericolosa se la persona appunto cade in uno stato di coma, perché in quel caso deve essere gestita in modo in emergenza, insomma. Certo. È un'emergenza che riguarda, dicevo prima, tantissime città, quindi non è da demonizzare la cittadina balneare piuttosto che la grande città. Cioè, queste droghe sono diffuse, c'è una rete di collegamento dappertutto, sono venuti dalla Croazia. Stavo per arrivare a questo, tanto che appunto ero presente anche alla conferenza stampa quando avete ospitato il gruppo di medici proveniente dalla Croazia. Proprio una dottoressa croata da me intervistata ha detto che anche lì hanno questa emergenza e sono venuti, e questo invece mi consenta di dirlo, sono venuti proprio a Sanonà per imparare per una giornata. Stato un momento bellissimo, perché incontrare dei colleghi croati coordinati e finanziati dall'Agenzia Europea è stato un bel momento culturale, ma anche di unione, perché anche di veramente questa una giornata che ha visto impegnati durante il mattino con la dimostrazione di tutti i servizi che voi offrite, off limits per esempio, certo. Ma nel pomeriggio c'è stata invece una simulazione dei casi proprio al pronto soccorso di Sanonà di Piave. Sì, abbiamo lavorato dentro al nostro pronto soccorso con il nostro personale medico ed infermieristico, abbiamo ricreato dei casi come noi li abbiamo visti, e questo chiaramente per i medici è molto interessante, perché si poteva vedere che cosa abbiamo visto e che cosa abbiamo fatto soprattutto, e da lì loro partiranno per creare anche in Croazia non solo una rete di rilevamento, ma per proprio fare formazione dentro i pronti soccorso. Bene, bene. Dottoressa, siamo giunti al termine dei nostri 20 minuti, io la ringrazio per essere stata qui con noi. A questo punto sono io che devo ringraziare voi per questa opportunità. Questo è un argomento del quale si sa poco. Delle mamme amiche mi hanno detto: ai miei tempi io sapevo che cosa dovevo evitare, sapevo che cosa c'era, bastava stare lontani. Adesso al mio bambino che va alle medie io non so più che cosa dire. Questo era un pensiero che mi ha colpito, perché mentre noi che siamo dentro come sanitari conosciamo, non è giusto che ci sia questo gap tra noi e le madri, tra noi e l'utente del sistema sanitario, perché tutte le notizie che ho io deve averle anche la mamma quando manda il proprio bambino a scuola, ed è giusto che glielo spieghi con le parole giuste e con le giuste modalità.
Perfetto, grazie per averci dedicato il suo tempo. In chiusura ringrazio la dottoressa Carolina Prevaldi per essere stata qui con noi in rappresentanza dei medici del pronto soccorso. E quindi un grazie davvero grande a tutti i medici del pronto soccorso, a tutti i medici che operano nelle nostre strutture. E, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito fino a qua. Ricordo l'appuntamento con 20 minuti veneti alla prossima settimana, sempre su questa emittente. Ricordo che potete anche seguirci nel nostro sito piavetv.net. Grazie e buona continuazione di programma. Questo programma è stato presentato da Eraclia Pavimenti.